Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati al canale. Siamo tornati finalmente su Clash of Clans. Quello di oggi, lo sapete benissimo, è un episodio specialissimo perché è uscito l'aggiornamento. In realtà è uscito ieri, però non erano stati rilasciati i giochi del clan. I giochi del clan sono partiti ufficialmente questa mattina, martedì mattina alle 9. Io sono quasi in tempo reale per cercare di portarvi questo big episodio. Analizziamo l'aggiornamento e già si intravede là in alto a sinistra una sorta di accampamento abusivo. C'è la caro Carovana blu insieme ad una capannetta di tende, il pony e ragazzoli il carretto con i petardi che fa tantissime scintille, spara tantissimi fuochi d'artificio. È uno spettacolo. A cosa serve? Molto semplicemente, se ci clicchiamo ci permette di accedere alla schermata dei giochi del clan. Però facciamo un passo indietro, prima analizziamo gli eventi che sono tantissimi. Il primo ragazzoli ci annuncia l'inizio dei giochi del clan e durerà per esattamente 2 giorni. Sarà settimanale, staremo a vedere, magari ci saranno anche dei giochi del clan che dureranno per più giorni. Non lo so sinceramente. In questo esatto momento abbiamo il potenziamento dei raccoglitori con una gemma e via, subito, immediatamente potenziamo tutto, 7 giorni, e anche le trivelle dove sono qua giù, sì, 3 gemme, tutto potenziato. Ovviamente fatelo pure voi perché conviene. Io mi prendo pure la cassetta di gemme. E l'ultimo evento disponibile da oggi sono le idee regalo, ovvero ci permette di creare e utilizzare la pozione natalizia. Io ne ho già fatte 3 e probabilmente le utilizzeremo in battaglia. Attenzione ragazzi, perché sotto ci spoilerano già che tra 4 giorni torneranno i maghetti di ghiaccio. Non vedo l'ora di riutilizzarli, mi sono mancati tantissimo. Mi raccomando, lasciate un bel pollice all'inizio di supporto se ci volete un video farming sopra. E attivate la campanellina ovviamente per non perdervi nessun video. Un'ultima cosa prima di passare a giochi del clan: voglio farvi vedere come sono gli accampamenti di livello 9 che farò ovviamente per il mio TH11. 9 milioni di elisir, eccoli qua, hanno esattamente una grada sopra. E si ragazzi, a TH11 si potranno tenere un massimo di 260 posti. 20 posti in più e io sto spostando tutto, che fanno la differenza. Detto questo, ci siamo. La carovana blu, entriamo nella schermata dei giochi del clan. E cosa sono tutte queste medaglie? Non lo so, 50 medaglie, 150, che sono questi barbari, golem, valchiri, eccetera. Sono tutte delle missioni differenti. Ovviamente noi scegliamo quella che ci piace di più, quella che siamo in grado di portare a termine, e dobbiamo portarla a termine per aumentare il punteggio generale del clan, che potete vedere esattamente qui sotto. Dopo 3 ore noi siamo a 4030 e ci stiamo per avvicinare alla ricompensa numero 3, che necessita di 5000 punti, così sono 10. Io mi prendo al volo questa dei barbari. Dobbiamo fare 2 stelle in battaglia multigiocatore usando 30 barbari. Io già mi sono preparato un esercito molto molto carino. L'abbiamo iniziata e abbiamo 3 ore per portarla a termine. Ci sono anche delle tempistiche differenti, ed è per questo che stavo per dire 8 ore, perché prima ne ho fatta una da 100 punti, ad esempio come questa delle valchirie, e ti dà la possibilità di completarla in 8 ore, perché diciamo sono delle missioni un po' più complicate. Un'altra cosa prima di passare alle ricompense: le missioni queste qua con il bordo stellato riguardano il secondo villaggio, mentre quelle celesti il primo villaggio. Andiamo sulle ricompense e abbiamo 4 livelli differenti di ricompense. I primi 2 livelli sono abbastanza easy, se non erro richiedono 1000 e 2500 punti. Comunque le ricompense sono interessanti fin da subito, ovvero 180.000 di oro, 180.000 di elisir e 2 pozioni che ci permettono di potenziare, di velocizzare la produzione delle truppe, incantesimi e anche la rigenerazione degli eroi. Non male, non vedo l'ora di utilizzarle. Per quanto riguarda invece il secondo livello, abbiamo una pozione della forza. E statemi ben a sentire, perché per un'ora abbiamo tutte le truppe dei laboratori di entrambi i villaggi, quindi sia primo che secondo villaggio, a livello massimo per quel laboratorio. Ad esempio, io che ho il laboratorio maxato, ovvero il livello massimo, posso avere tutte le truppe del gioco a livello massimo assoluto. Incredibile, davvero incredibile. Ultima ricompensa di quelle un po' particolari è la pozione di risorse. Per un giorno estrattori, miniere e trivelle vanno più veloci. Ultimo livello, non ci sono pozioni strane, ma abbiamo 50 gemme. Attenzione, perché sicuramente nei prossimi giochi ci saranno altre pozioni interessanti. Non sono finite qui. Tenetevi pronti, io direi di andare a completare subito questa sfida. Dobbiamo fare 2 stelle. Abbiamo tutto l'esercito a disposizione. È un esercito gigante, arcieri, goblin, barbari, maghi e minatori. Li ho messi perché ragazzuoli li hanno depotenziati e voglio provarli. Depotenziati non per quanto riguarda le statistiche, ma solamente per il numero di posti. Ora richiedono 6 posizioni. Siamo partiti, dobbiamo fare 2 stelle. Non sarà facile, ma abbiamo la pozione natalizia, quindi abbiamo quella marcia in più che ci permetterà di tristellare addirittura. No vabbè raga, iniziamo subito così, non ci posso credere. Non ci voglio credere, guardate che inattivo
offensivo incredibile con le difese da TH8, 500.000 di oro, 630.000 di elisir. Però occhio, perché dobbiamo fare 2 stelle e il TH11 è messo molto molto bene, non sarà facile arrivarci. Dobbiamo concentrarci, dobbiamo spaccare tutto, andiamo velocissimi con i giganti subito. Non è che abbiamo un esercito da tristellamento, questo è più un esercito da farming, ma va bene, non è un problema. Tantissimi barbarelli, li mettiamo tutti a 30 così siamo sicuri di fare l'obiettivo e il progresso. Però dobbiamo fare 2 stelle e non è facile, ripeto. King, regina, gran sorvegliante, maghetti e via dei minatori, tutti messi. Possiamo ora creare il disagio più assoluto. Una bella pozione qui per cercare di fare più danno possibile. Nel castello abbiamo le mongolfiere, che direi piazzare proprio ora. Guardate che bel push lì al centro. Andate tutti cattivissimi. Attiviamo l'abilità del Grax sorvegliante. La mettiamo. Sì, proteggiamo tutti. Viking, prendici il municipio. Stiamo razziando tutto. Ma non è vero, perché guardate di qua che libidine che c'è. OMG, quanti regalini di Natale ci sono lì in alto a destra. Quanto oro c'è. Viking, abilità proprio ora, la Queen nel frattempo sta spaccando in basso e questo attacco è praticamente perfetto. Se riusciamo a non far perdere troppa vita agli eroi, è il top del top. Vado con i goblin e abbiamo fatto. Ragazzi, 100% incredibile. Disastroso. 82%. Ci prendiamo il deposito. In realtà il King ha un po' poca vita. Gli manca proprio un pezzettino, ma non dovrebbe essere chissà quale problema. 97%. C'è una Tesla in alto. Quella Tesla in alto può darci fastidio. Non è vero, è andata giù. Ma ce n'è anche un'altra in basso. E ragazzi, c'è uno scontro 1v1. Tesla contro maghetto. Ce la farà? No, il mago viene bruciacchiato male. Torniamo giù velocissimi. Ci sono una marea di minatori. Ma che attacco abbiamo fatto? Ma siamo seri? Ho già 5.400.000. Arrivano orde di goblin, orde di minatori. Spaccata male. Perfetto, ottimo così. Vediamo se abbiamo completato la missione. Credo proprio di sì, perché i 30 barbari li abbiamo messi. Ed ecco qua, progressi sfida completata. E dovrei essere a 140. Sì, 140. Perfetto. E sono anche uscite altre missioni. Ad esempio quella delle mongolfiere cimiteriali, che io non posso fare perché ancora non sono BH7, e quella dei bombaroli scoppiettanti, carina. Direi di prendere al volo questa dei goblin. Ho già preparato un bellissimo esercito pronto e disponibile. Però il King, no King, non rimanere in quel modo. Lo gemmo, raga, non mi importa. 7 gemme e andiamo a fare subito l'attacco. Oggi si gemming. Oggi dobbiamo spaccare tutti gli inattivi. No ragazzi, non ci credo. Vi prego, fatemi fare questa base, perché ha un 453.000 di elisir da razziare. Ma non ha difese, ha solamente il primo cannone a livello 1. Lo dobbiamo fare assolutamente, qui non ci piove. Abbiamo un Archer Queen Walk, ho bisogno di elisir, quindi ho scelto questa base e ne dà abbastanza. Ma non è detto che riusciamo a fare il 100%, abbiamo poco tempo. Vai Queen, spacca tutto, il castello addirittura in upgrade. Non ci dovrebbero essere le truppe all'interno, nemmeno quelle. Non ci credo, non ci credo, questo minimax fa proprio al caso nostro. Vado con i giganti, lo spacchiamo male. Dobbiamo fare le 3 stelle utilizzando i 30 goblin. Entriamo dentro e razziamo tutto malamente. Abbiamo... no, in realtà c'è il castello. Attenzione, perché c'è il castello, quindi potrei addirittura failare. Vado con i maghi, distruggiamo subito il draghetto e il baby drago. Non ho più spaccamuro. E l'Archer Queen Walk, ragazzi, l'ho fatta senza mettere i curatori. Complimenti Grax, complimenti, sei un fenomeno Grax, grandissimo così. Vado con le Valk, ma c'è addirittura anche una Tesla. Attenzione ragazzi, abilità del King, un'altra Tesla, e queste cose non mi piacciono assolutamente. Non è vero, lo distruggiamo molto molto easy. Se ci fossero state più difese probabilmente avrei addirittura failato, perché sto giocando veramente molto molto male. Andate Valk, attenzione al cannone di livello 1 che può fare davvero malissimo. Abilità del Grax sorvegliante, 100%, molto molto easy. No raga, non ci credo, devo utilizzare goblin altrimenti ho failato. Li ho utilizzati tutti, che rischio. 99%, distrutta ora la capannetta del muratore e ce ne andiamo con un 100% molto molto easy. Questo attacco ragazzi, meglio dimenticarlo. Tantissime risorse, tantissimo elisir, ma abbiamo rischiato non poco. Bonus stella ottenuto. Andiamo a vedere i progressi e sono esattamente a 180 su 500. Ci tengo a precisare che ogni player può ottenere un massimo di 500 punti, e facendo un calcoletto veloce, se 20 player di uno stesso clan fanno tutti quanti 500 punti, si può ottenere l'ultima ricompensa, ovvero quella da 10.000 punti. Tantissima roba, fantastico questo
questo aggiornamento. Mi raccomando, scegliete un buon clan attivo perché servono dei player attivissimi. Voglio anche ringraziare tutto il mio clan perché, ragazzuoli, abbiamo fatto una fusione inaspettata. Abbiamo fuso Reward Plate e HReward, ovvero l'Accademia. Colgo anche l'occasione per salutarli tutti. Comunque, voi se trovate il nostro clan solo su invito, fate richieste. In questo esatto momento siamo 50 su 50. Tanta roba, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like di supporto, commentate qui sotto con il vostro parere, fatemi sapere cosa ne pensate.